Cosa c'entra la torre di Pisa sulla testa di Mimmo Pesce? No, scusi, direttore, mi fa specie che lei, che ha girato il mondo, veramente, non sappia che noi spalieri, alla domenica di solito amiamo metterci questo, non è altro che è la torre di spalla, che è la particolarità di questa torre, sa qual è? Qual è? Che pende. Ma no, ma è incredibile, come è tutto, Pisa. Ce la invidia tutto il mondo. Qui quella di Pisa è un'imitazione della torre di spalla. Cioè, non la conosco, perché esiste una torre a Pisa, manco lo sapevo. Bene, Gianluca Rossi, due minuti di spalla. Ciao, Felipe. Cioè, lei farà la cronaca tutto il tempo con quella pirlata sulla testa. Noi spallieri andiamo in giro. Come si chiama questa torre, mi scusi? La torre spalliera. Alla torre spalliera. E sa qual è la particolarità? Qual è? È obliquo. È obliquo, mi ha già detto. Unica al mondo. Unica al mondo, certo. L'avete costruita così o si è piegata dopo? No. È che a forza di darci sopra, e dalle oggi, dalle domani, la gente ci va sopra piano piano. Ah, prima tutto dalla parte. Certo, il peso. Squadra della persona in avanti. Autorete. Autorete. La società Polisportiva Arset Lavoro. Incredibile errore No. Fa un'autorete, spaventati dall'arrivo di Icardi. È tornato vecchio schema, dice Suma. Alla Comunardo Nicolai, però, incredibile. Allora, vediamo cosa è successo. Un cross in area di rigore e incredibilmente la palla viene spinta in contro il giocatore della Spal. Ve lo faccio vedere, è pazzesco questo autogol. Intanto l'onda Mondoplex, via! Pazzesco. Allora, pensate, chi è lo sciagurato? Credo sia Mattiello. No, allora, no. Sta di fatto che Felipe, il cross parte il vecchio schema. Guardate, vecchio schema, dice Suma, possiamo inquadrare e vedo che non nascondono lo schema infallibile. Un po' di imbarazzo i nostri amici interisti. Guardate, il cross è qui, ci sono dietro quattro giocatori della Spalla, protezione del portiere di Meret. La palla arriva qui e questo con la punta del piede, senza essere prestato a nessuno, mette la palla in porta. Tutti in area. Grande tensione. No. Sì, grande tensione, la palla è pronta. Ma qua ce ne sono due liberi. Tutti nell'area di rigore. Chiama lo schema 4. Questo è pericolosissimo, questo schema. Palla in mezzo. La palla arriva nella direzione. La mette a terra. L'ha fatto come Brignoli. L'ha fatto Paloschino. Come Brignoli l'ha fatto. Inevitabile. Questo è il palo degli spalieri. Bello l'intacco con una brignolata. Fatemi una carrellata sui miei nerazzurri qui, guardate. Era inevitabile. Questo era il professor Castiglioni, diciamo così. Ed è giusto così. 10 secondi, vediamo se c'è ancora un po' di recupero. Ormai non c'è più tempo, a meno che non abbia dato altri 30 secondi. Siccome almeno un minuto ancora lo dà. Palla ancora in avanti, attenzione, serie di scambi, pallone che Eder poi non riesce neanche a raggiungere. Oh, ma per le palle! È finita così. È proprio finita, direttore. È comunque l'ottava partita che l'Inter non gioca più come gioca. Allora, poi mi aggiornate la serie negativa. Adesso poi posso fare una battuta a fine partita, poi per carità vai avanti col dibattito, non mi permetto. C'era una vecchia foto di Perisic che faceva così, no? Sì. Mi ricordo, una domenica di dicembre. Adesso ho capito cosa voleva dire: per due mesi non ne vinceremo più.